Senz'altro, uno degli slalom più emozionanti, più spettacolari degli ultimi anni, Schladming, il night event straordinario davvero. Ancora si dimostrano le gare austriache regalarci davvero grandi emozioni, con l'Italia che anche ci regala grandi emozioni, piazza ben due atleti nei primi sei, ed è tanto una gara che sta un po' di ricambio generazionale rispetto ai vecchi, tra virgolette, Razzoli e Gross. Arrivano Binazer e Mauerberger. Mauerberger quinto, con una super manche conclusa per un'inezia dietro a Clément Noël, e il quinto posto invece, scusate, il sesto posto di Alex Binazzi, anche lui insomma poi protagonista anche di un cronometro un po' sballato, visto una donna in costume che ha attraversato il traguardo poco prima di Binazzi. A me sembra davvero una cosa inconcepibile, però insomma è stato anche uno spettacolo piuttosto particolare, insomma una donna in costume che attraversa il traguardo, vista la temperatura anche che c'è nella località austriaca, insomma, è assolutamente qualcosa di grottesco. E il fatto che poi avesse mandato davanti Binazzi di 56 centesimi rispetto a Noël ci sembrava un po' irrealistico. Infatti il cronometro era partito prima, Binazzi aveva cominciato a esultare e poi si è ricomposto quando ha saputo del fatto che appunto non era riuscito a sorpassare Noël. Però insomma una gara straordinaria vinta da Kristoffersen, che è sempre più il mattatore insomma di questa pista, la quarta vittoria per il norvegese qui a Schladming. Di conseguenza l'abbiamo visto ancora una volta come comunque questa pista si adatta alle caratteristiche del norvegese, che peraltro fa un mezzo miracolo nella seconda manche, perde mezzo secondo con un errore e lui va a recuperare. Lui schiaccia il piede sull'acceleratore e va a recuperare, va a vincere. Poi, non accompagnato da un Marco Schwarz che era primo dopo la prima manche, aveva 14 centesimi di vantaggio rispetto al fenomeno norvegese. A causa della grande pressione ha sbagliato praticamente dopo 5 porte ed è stato costretto ad abdicare, quindi ad arrivare 27esimo, un'occasione insomma un po' sprecata per Marco Schwarz, perché insomma vincere a Schladming avrebbe avuto un certo prestigio, soprattutto perché insomma sarebbe stata una gara di casa, insomma di conseguenza avrebbe dato anche continuità rispetto al risultato ottenuto l'altro giorno. In seconda posizione un bel Alexey Pantukov, finalmente lo rivediamo pimpante, radiante, bello anche in slalom. Era tanto tempo che non vedevamo il vero Pantukov, oggi l'abbiamo rivisto, il francese ad altissimi livelli anche in slalom, dove insomma spesso balbetta. Terzo un Daniel Yule che comunque si conferma Mister Costanza, che ancora una volta dopo tre vittorie arriva un altro podio. Insomma lo svizzero è ancora in forte corsa per la coppa di specialità, come lo è Clément Noël, che è praticamente aggarandata nella prima manche. Aveva fatto un errore piuttosto grossolano, è andato avanti, si è qualificato nel 30° tempo, ha recuperato 26 posizioni ed è arrivato quarto. Semplicemente un prodigio quello del francese, perché insomma andare a recuperare 26 posizioni in una manche vuol dire che sei veramente un fenomeno. È vero, è sceso con il numero 1, però ha fatto veramente qualcosa di eccezionale lo slalomista francese, appunto, come ha fatto qualcosa di eccezionale Mauerberger. Peccato sia finito di pochissimo dietro a Noël, ma è il miglior piazzamento in carriera per questo ragazzo. L'avevamo visto comunque in difficoltà a qualificarsi, però sapevamo del grande potenziale, delle sconfinate qualità di questo ragazzo, classe 95, che finalmente sta riuscendo ad emergere, sta arrivando ad una maturità tra i 24 e i 25 anni che
che comunque lo stanno portando finalmente nell'elite dello sci. Se lo merita questo ragazzo, perché davvero può rappresentare insieme ad Alex Vinazzer il futuro delle nostre discipline tecniche, perché sono anche due gigantisti, è vero, devono migliorare più in gigante piuttosto che in slalom, però insomma sono due atleti su cui puntare nel futuro, come Vinazzi, comunque una bella prova, ormai il piazzamento nei 15 è abituale per Vinazzi, sta cominciando anche con una certa costanza anche ad entrare nei 10 nella prima manche, nella seconda manche spesso insomma il suo rendimento è altalenante, però insomma stavolta assolutamente una gara positiva per Wienertz, comunque quest'anno ha già raccolto un podio, appunto sta cominciando anche con una certa costanza ad entrare nei 10, di conseguenza tanti tanti step fatti anche dal buon Alex Wienertz, davvero un atleta in forte crescita. È uscito Razzoli nella prima manche, è uscito purtroppo Grossi nella seconda manche quando stiamo andando peraltro forte, peccato perché sarebbe stato un altro azzurro che poteva insediare le prime posizioni, visto che oggi davvero abbiamo fatto una grande gara, e se ci fosse stato anche Grossi avrebbe impreziosito ancora di più questa bella prova della squadra italiana. Bene anche Tommy Sala, davvero una prova assolutamente soddisfacente, anche quella dell'Azzurro, che si è qualificata con il 39 e quindi insomma ha recuperato anche qualche posizione dalla 24esima della prima manche, di conseguenza punti fondamentali anche per Tommaso Sala. Fatemi invece sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate anche un like, mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Sempre forza a tutti gli azzurri e arrivederci ragazzi al prossimo video.